Salve amici di Maria Vision, vi saluto con tanto amore e tanto affetto nel Signore. Sono il padre José Luis Iñiguez e inizieremo il nostro ciclo di catechesi mariana. Approfitteremo di questo spazio per crescere nella conoscenza e nell'amore per la nostra Madre Santissima in Cielo. Oggi siamo nella parrocchia di San Giuda Taddeo, sulle colline della Normale, nella città di Guadalajara. Ci affidiamo anche all'intercessione di San Giuda Taddeo perché prepari i nostri cuori e in un cuore ben preparato riceviamo la grazia del Signore per crescere nella conoscenza e nell'amore per Lui e per la Sua Santissima Madre. Il nostro ciclo di catechesi si intitola così: Maria, discepola della parola e madre della tenerezza. E cominceremo col spiegare perché è discepola della parola, sempre in maiuscola, perché ci riferiamo a Gesù Cristo e alla madre della tenerezza, che potrebbe essere intesa anche come madre della misericordia. Il mistero di Maria non può essere concepito come un mistero autonomo, ma come parte del grande mistero di Dio, a cui tutti apparteniamo, a motivo della nostra condizione di creature e figli di Dio. Noi apparteniamo al grande mistero perché Dio ci ha creati e perché Dio ci ha reso Suoi figli. Questo è un mistero d'amore. Lei, la Madonna, per i meriti della grazia, che è la vita di Gesù Cristo, è per noi una via sicura che ci conduce all'interiorità e al profondo del cuore di Dio. Maria non è fine in se stessa, ma è un mezzo efficace. È la grazia che ci educa, ci accompagna e ci difende. Consola anche ciascuno di noi per essere Suoi figli, per essere figli di Dio, poiché è stato Gesù Cristo stesso a darci come madre. Ricordiamo quel verso della scrittura in cui Gesù si trova nella croce e la dona al discepolo amato, a Maria come sua madre e in lui a ciascuno di noi. La stessa madre di Dio è nostra madre. Lo scopo della nostra catechesi, cari amici, è quella di crescere nella conoscenza di Maria e quindi nell'amore per lei. Quelli che sanno di più amano di più, e quelli che amano di più cercano di sapere. Maria non può apparire nella nostra vita come una figura inosservata o sfocata. Deve essere una presenza molto forte che ci porta sempre all'amore di Dio. È essa stessa una catechesi dell'amore di Dio. È essa stessa il volto della tenerezza di Dio stesso. Non è Dio, ma riflette Dio. La sua bellezza è il riflesso della bellezza divina. Quella crescita nella conoscenza e nell'amore ci condurrà in modo ideale a vivere come figli di Dio, ascoltando la sua parola, meditandola e trasmettendola agli altri, che non è altro che vivere di fede. Chi vive di fede con fiducia, chi vive con fiducia lo fa perché sa in chi confida. Crescere nella conoscenza della nostra Madre Santissima è necessario prima di tutto non dimenticare di avere una vita di preghiera. Avere a che fare con lei, poiché la donna era la creatura che meglio conosceva i misteri del cuore di Gesù. Il nostro rapporto con la Madonna ci introduce ai misteri della nostra salvezza. È necessario conoscere alcuni aspetti della sua vita. Per esempio, la sua Immacolata Concezione, la sua verginità, la sua maternità e la sua gloriosa Assunzione. Tutti questi dogmi, proclamati dalla Chiesa Cattolica, devi conoscerli per amarla di più. Ci sono anche alcune considerazioni bibliche e teologiche che devono accompagnare questo cammino affinché la conoscenza della Vergine non diventi solo un'opinione personale. Facciamo in modo che questa catechesi ci avvicini in modo oggettivo alla conoscenza della nostra Madre Santissima. Impareremo anche ciò che è stato detto della Vergine nel corso della storia della Chiesa. Conosceremo gli aspetti del sensus fidei. Questo è ciò che il popolo di Dio dice e sente riguardo alla presenza della Vergine Maria. Ciò in cui crede e ciò che vive di questo mistero. E infine mediteremo
anche in alcune occasioni, sulle esperienze mistiche e sulle apparizioni che la Madonna ha avuto. Quando ti presenti con qualcuno dei tuoi figli per darci un messaggio, queste apparizioni della Regina del Cielo risvegliano sempre i nostri cuori per due cose: per pregare di più e fare penitenza. Prendendo questa panoramica, possiamo essere certi di conoscere un po' meglio la Madonna. E questa conoscenza ci farà crescere nell'amore per il suo cuore immacolato. Dopo questa introduzione, cari fratelli, dove vi ho spiegato che cosa faremo nella catechesi, ci fermeremo. Nella prima enunciamo: Maria è una discepola della parola, ascolta e la rende vita. Vorrei che iniziaste questa catechesi volgendo lo sguardo alla Sacra Scrittura, al Vangelo di Luca nel capitolo 2, al versetto 19. Maria custodiva tutte queste parole e le meditava nel suo cuore. Per avvicinarsi alla Vergine Maria, dobbiamo farlo con un atteggiamento, con riverenza e devozione. Due condizioni necessarie, con grande riverenza, perché lei è la madre di Dio, perché è la donna senza peccato, poiché ha schiacciato e schiaccerà la testa del serpente, che è il diavolo, e in modo devoto, perché siamo suoi figli. È la creatura più bella che Dio abbia mai fatto, e lo splendore della sua bellezza ci parla della bellezza di Dio. Siamo figli di Maria per volontà di Gesù Cristo. Lo ricordiamo anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19. Quella fissazione crescerà in costante contatto con lei e nella considerazione oggettiva che lei è nostra madre. A volte noi sembrerà che viviamo come orfani, e voglio farvi capire. Sembra che viviamo in un mondo desolato, in un mondo d'angoscia, senza confidare in Dio, nostro Padre, che è la filiazione più importante, ma mettiamo anche da parte la nostra filiazione con la Vergine Maria. Non ci sentiamo figli della Vergine e viviamo come orfani, angosciati, preoccupati, come se avessimo un'anima abbandonata. È necessario avere fiducia e avere un atteggiamento con riverenza e devozione verso la presenza della nostra Madre Santissima. Questi sono due atteggiamenti che vi ho già raccontato. Sono essenziali per conoscere e amare la Madonna, ma non sono tutti. Abbiamo bisogno di sapere quale sarà il sentiero e la luce che ci condurrà a quella crescita nella conoscenza e nell'amore. Questo è lasciarsi guidare e quella luce per avvicinarsi alla Vergine Maria e al mistero di Dio. Ci è consegnato dal dato rivelato, il dato oggettivo della rivelazione, e ci sono tre fonti che ci aiuteranno a crescere in questo. Quali sono le tre fonti? La Sacra Scrittura, la tradizione della Chiesa e il Magistero. In questo modo la Chiesa, come nostra madre, crede di poter trasmettere fedelmente la rivelazione divina. Per comprendere meglio il mistero di Dio, e nel mistero di Dio, il mistero della Vergine Madre, abbiamo bisogno di questi tre aspetti, queste tre fonti. Per non sbagliare nella conoscenza del mistero, della Sacra Scrittura, della tradizione e del Magistero della Chiesa. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Lo abbiamo ascoltato e letto quando ci avviciniamo alle lettere d'Apostolo Paolo. Questa è la prima che scrive a Timoteo. Se la rivelazione è Cristo, Maria è anche colei che ci conduce a quella rivelazione divina, la nostra fede. È posta in Dio, ma Maria ci insegna a purificare ed educare la nostra fede. Che tutti i nostri amici che ci guardano da casa, coloro che seguono la trasmissione di Maria Vision, possano sentirsi accompagnati e possano sentire come la Madonna educa i loro cuori e li educa alla fede, per amare più puramente Dio e nostro Padre. Anche noi abbiamo bisogno di essere istruiti nell'anima ed essere educati
e accompagnati nella fede. E non c'è persona migliore della Vergine Maria per essere lì come madre e signora. Queste tre fonti illumineranno il nostro cammino verso la conoscenza di Maria. Non sono separati l'uno dall'altro. Non è che il Magistero sia separato dalla tradizione o dalla tradizione della Sacra Scrittura. Sono intimamente uniti e si completano. Tradizione e Scrittura rendono presente nella Chiesa il mistero di Cristo. Esse scaturiscono dalla stessa fonte divina, Cristo. Esse costituiscono un unico sacro deposito della fede. Così ci dice il compendio del Catechismo della Chiesa, unico sacro deposito della fede. Ora, per capire che cosa è il Magistero, dobbiamo sapere che la Scrittura e la tradizione non possono mai essere separate. Lo scopriremo dopo una pausa. Perché è necessario prestare attenzione al Magistero e conoscere meglio, in modo più oggettivo, il mistero della Vergine? L'interpretazione autentica della Scrittura e della tradizione appartiene al Magistero vivo della Chiesa, al successore di Pietro e ai Vescovi in comunione con lui. Questo Magistero è sempre al servizio della rivelazione, godendo del carisma, della sapienza e della verità. Spetta anche a lui definire i dogmi che sono verità, intimamente legati alla rivelazione, e su una di esse che ci soffermiamo a catechizzare il mistero, la verità della Vergine Maria. Lo troviamo anche nel compendio del Catechismo della Chiesa. Una volta, cari amici, che avete già considerato il cammino lungo il quale percorreremo le nostre catechesi mariane, possiamo essere certi che la nostra conoscenza della Vergine è perciò illuminata dalla luce dello Spirito Santo. È conoscenza accurata. Non rimarremo nell'ambiguità di un'opinione. Andremo al più oggettivo dei dati rivelati per avere quella conoscenza. Dire che Maria è discepola della parola significa affermare che è una donna attenta. Coloro che si lasciano stupire dalla presenza di Dio e che si abbandonano all'amore trinitario. Donna attenta, si lascia stupire e si abbandona all'amore trinitario. Queste tre caratteristiche di Maria come discepola del Verbo le ritroveremo in qualche modo in un testo dell'Evangelista Luca. Andiamo al primo capitolo, dal 26 al 38, e vado a leggere. Questo è il testo dell'Annunciazione. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, da una vergine promessa sposa di un uomo appartenente alla famiglia di Davide, di nome Giuseppe. Il nome della Vergine era Maria. L'angelo entrò in casa sua e la salutò, dicendo: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Sentendo queste parole, fu colta alla sprovvista e si chiese cosa potesse mai significare quel saluto. Ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché Dio ti ha favorita. Concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e il suo regno non avrà fine». Maria disse all'angelo: «Come può accadere se non ho una relazione con nessun uomo?» L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Così il bambino sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Anche la tua parente Elisabetta ha concepito un figlio nonostante la sua vecchiaia, e con lei che era considerata sterile è già al sesto mese, perché nulla è impossibile a Dio». Maria disse allora: «Io sono la serva del Signore, si compie in me quello che hai detto». E l'angelo si allontanò. Parola del Signore.
Le parole che aveva udito dall'angelo si annidavano nel suo cuore e si avvinghiavano. Ha aperto il suo cuore alla presenza di Dio e cominciò a fare la casa del Verbo, la dimora dello Spirito Santo, la madre del Figlio di Dio. In essa la parola crebbe e assunse carne umana. Ricordate le caratteristiche delle tre caratteristiche che abbiamo detto di Maria come discepola della parola che era attenta? Nel Vangelo ascoltiamo le parole dell'angelo. Lei si è sconcertata e si chiede cosa possa significare il saluto dell'angelo. Una donna attenta alla presenza di Dio in ascolto. Questo ci invita anche a crescere in quell'attenzione alla parola del Signore, a leggerla, al fine di capirla e viverla. Poi abbiamo detto una donna che si lascia interrogare, si lascia stupire dalla presenza dell'angelo, dall'annuncio che lo porta, ed è abbandonato alla presenza di Dio. Si abbandona all'amore trinitario, sia fatta a me come si è detto. Il fatto che la parola di Dio sia cresciuta in Maria significa che ella si è donata tutta la sua libertà, tutti i suoi affetti, tutti i suoi sentimenti, tutte le sue forze, le ha date all'azione dello Spirito Santo. Certo, questa è grazia, ma è anche la grazia. La natura non suppone la sua libertà, si offrì la sua libertà. Citerò una preghiera della liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo, che recita così: O unigenito figlio verbo di Dio, tu che sei immortale, ti sei degnato di salvarci incarnandoti dalla Santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria. Tu, uno della Santissima Trinità, glorificato con il Padre e lo Spirito Santo, salvaci. Potremmo dire che la parola eterna di Dio, ed è così, si è incarnata da Maria per essere ascoltata da tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi. Il Figlio Eterno si fa uomo, assume la carne di Maria per essere ascoltato dagli uomini e dalle donne di tutti i tempi. Ascoltare e far vivere la parola di Dio sull'esempio della Vergine Maria significa lasciarsi plasmare dall'amore di Dio ed essere così riflesso dell'amore eterno. Siamo chiamati a farlo, io e voi, un riflesso dell'amore eterno di Dio come Maria. Però ne abbiamo bisogno che la parola diventi vita in noi, offra la nostra libertà, offra la nostra vita, offra le nostre preoccupazioni e le nostre occupazioni. Lei, la Madonna, non ha ascoltato la parola in modo superficiale e transitorio, ma ha ascoltato con il cuore aperto e con una fede ben disposta. Questo lo ha portato a vivere la parola, che pur essendo suo figlio Gesù Cristo, è anche la sua vita, perché rimane unita a Gesù. Rimane tutta attaccata al mistero del Figlio di Dio. La sua vita è anche per noi un riflesso della parola di Dio. Insomma, cari fratelli e sorelle, noi diciamo questo, noi discepoli di Gesù, cioè voi che siete a casa, penso in modo particolare a quelli che ci vedono e che sono malati a casa, che sono in ospedale o che si sentono abbandonati. Lì, in quella condizione, per lo più esistenziale, essi sono chiamati ad essere discepoli della parola, proprio come la Vergine Maria, non superficialmente o transitoriamente, ma attraverso l'esempio della Madonna che possiamo ascoltarvi. Lasciamoci stupire dalla parola e abbandoniamoci all'amore della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il discepolato di un discepolo vero e fedele, della Vergine, discepola della parola e madre della tenerezza. Intercedi sempre per noi. Quando chiediamo l'intercessione alla Vergine, possiamo vivere ciò che udiamo dalla parola. Tu pensa, come puoi vivere la parola di Dio se sei a letto o hai una malattia?
Come puoi vivere la parola di Dio se trascorri lunghe ore a lavoro? Come puoi vivere la parola di Dio se sei uno studente? La parola di Dio è vissuta giorno per giorno e in ogni condizione, difendendo la verità, facendo del bene e mantenendo uno spazio per incontrare Gesù Cristo. A volte è molto difficile, perché mi vengono in mente tante cose. A volte non è un compito facile, l'incontro con la parola di Dio, ma sai che ce l'hai. Uno strumento fondamentale, un aiuto dal cielo, l'invocazione a Maria. Se Maria è discepola della parola che tu ascolti, è l'assertività. Rivolgiamoci a lei come a un intercessore, quella che prepara i nostri cuori per amarla di più. Possa preparare i nostri cuori e cercarla, e che ella prepari i nostri cuori e ci accompagni per trasmetterlo a coloro che ci sono vicini. Ebbene, fratelli che seguite questa trasmissione di Maria Vision, che Dio vi benedica e che la Madonna si prenda cura del vostro cuore, e che non dimentichiamo mai che la nostra vocazione alla santità consiste nell'essere discepoli della parola, per ascoltarla e fare vita, e che Dio Onnipotente vi benedica, Padre, Figlio, Spirito Santo, e vi conduca alla vita eterna.